un ex architetto passato alla fotografia e dal 2010 ho intrapreso un percorso artistico dove sono passata dalla foto in bianco e nero tradizionale, dove ero io stessa anche a stamparle, alla foto con interventi manuali. Ho scelto alcuni di questi scatti per realizzarci proprio dei ricami. Questi ricami non sono mai invadenti, sono delle piccole presenze. Ho scelto il filo bianco e il filo rosso, tutti sempre fili di lana, e sono proprio dei piccoli ricami con il desiderio di dare una ricerca, diciamo, di leggerezza, che è una ricerca di leggerezza che porta avanti da diversi anni, e sono, diciamo, dei post-it per me, per ricordarmi a cosa voglio cercare, perché la leggerezza quella sana nella vita, sono sicura che aiuta, no? Come in tutti i viaggi, viaggiare col bagaglio leggero è un aiuto. Ora è cambiata totalmente. Quando entro in un bar, la prima cosa che faccio è stare attenta alla macchina, che macchina è, se è una macchina FM, guardo la linea, il design, non solo la macchina in sé, ma anche il barista, come si muove, a come realizza i suoi caffè, e quindi diciamo che c'è proprio un'attenzione diversa. La prossima volta che entrerò in un bar e vedrò una macchina FM sul bancone, sicuramente ripenserò a questa esperienza, a questo progetto, insieme, di essere stata scelta poi in un gruppo di 8 fotografi, ma anche alle 2 giornate a Roma, che sono state 2 giornate piacevolissime, dove abbiamo lavorato in complicità, divertendoci, e quindi assolutamente, ripensando a FEMA, ripenserò a una bellissima esperienza. Thank you.